Londra. Lasciatemi mi piace, commentate qui sotto con la prossima città dove volete vedere il video fast food. Ciao ragazzi, bello sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui insieme a tutta la compagnia, tutti i ragazzuoli. Ragazzi, siamo a Madrid, siamo in Spagna e oggi andremo a provare quello che è il migliore fast food di tutta Madrid. Oh! Oddio. Ovviamente ragazzi utilizzeremo i mezzi adatti come TripAdvisor appunto per vedere quale di questi è il migliore fast food di tutta Madrid. Quindi ragazzi mi raccomando, 10.000 mi piace e vi porterò il miglior fast food di un altro paese. Vai. Quindi ragazzi siamo qua appunto su TripAdvisor. Ho già selezionato quelli che sono i fast food per appunto la ricerca e ho messo in ordine di classifica. Olè. Guardando i primi quattro risultati che vengono fuori, okay. Vediamo il primo che fa la pizza, il secondo che fa le empanadas, il terzo che fa penso dei panini, esatto, e il quarto che qua dice fast food bar mediterraneo europeo, insomma fa un po' di tutto. Comunque non sempre il primo risultato è effettivamente il migliore. Beh, infatti tra questi quattro andiamo a vedere che il primo ha 360 recensioni, il secondo 420, 120 e 480, e tra questi qui, guardando il rapporto diciamo numero voti e valutazione, abbiamo deciso di scegliere il secondo, ovvero questa qua che fa le empanadas 5 stelle. Qui già parte un filmato con quello che potremmo andare a vedere. È okay. Il 25esimo ristorante su 10.630 di Madrid, quindi già comunque qua si presenta molto bene. Esatto, andiamo comunque subito a vedere qualche recensione e la prima vediamo subito ingredienti di qualità. Piccolo locale, dovrebbero essere tradotti automaticamente, okay. Credo. Comunque piccolo locale, ma messimo zero, guarda. Sì, ma infatti cacchio, sono dei grandi questi. Pazzesco. Piccolo locale con buonissime empanadas sargentine, varianti per tutti i gusti. Mm. Le foto comunque sono straccattivanti, cioè vorrei subito guardarle. Vediamo. Cioè, clickbait. Oddio. Non lo so. Magari sono clickbait. Andiamo a vedere, però, viste così. Ah, è Photoshop veramente. Vabbè, vedremo da vicino, mister. Sì, questo è esatto, lo valuteremo sicuramente da vicino. Ma si c'è il reale, no? Lo sai come si chiama? Come si chiama? Guarda, Renando, Sasic Chef Riario. Queste sono foto fatte dagli utenti, quindi non sono finte. Okay. E vabbè, si presenta bene. Comunque, cominciamo a leggere qualcosa. Allora, prezzi come sempre, molto economici. Si stuzzica queste paste salate piene di cose tipiche spagnole, cucine latine. Okay. Ok. Ottimo pranzo. In vacanza a Madrid e colpiti dalle buone recensioni abbiamo deciso di provare. Perfetto. Scelta azzeccata. Ma dove le fanno, Omar, queste empanadas? Allora, sono tipiche argentine queste cose. Ah, sono ok. Esatto. Ah. Però la cucina latina e quella spagnola credo che si accomunino abbastanza. Ah. Non è come la lingua poi. Comunque, se vi trovate a Madrid non dovete far passare l'opportunità di assaggiare queste empanadas. Ecco, quindi ci andiamo. Bisogna andarci per forza. Poi ci andiamo. Però attenzione, vedo un commento anche che è mezzo negativo. Tre. Solo se si è già in zona. Ah, beh, siamo in zona più o meno. Più o meno. Piccolo negozietto con ampia scelta di gusti. Le empanadas sono buone, ma niente di speciale. Trovo anche che siano un po' carucce viste le dimensioni ridotte. Vabbè, tanto pagavo, quindi già provati. Quindi se il problema è il prezzo già ce lo togliamo. Esatto. Ottima scoperta. Siamo venuti in questo posto in quanto attratti dalle recensioni positive, come stiamo facendo poi del resto noi. Abbiamo preso 6 empanadas di gusti diversi. L'asporto e siamo rimasti più che soddisfatti. Che l'asporto, visto, lo fanno veramente figo, perché ti danno tipo una scatolina che tu apri così e dentro ci sono tutte cose. Ah, tipo un bombo. Quella dei donuts americani. Bravo, bravo. Veramente figo. Che grandi. Leggiamo un altro paio, stupende, ottime e molto variegate, gusti spignoleggianti europei. Forse vuol dire spagnoleggianti. Questo vuol dire spagnoleggianti. Ah, ok, scusate. Europei non, personale gentilissimo e servizio a domicilio. Tatino quanto ne mangia? Secondo me Tatino... Vabbè, sì. Io tipo l'Argentina ne ho mangiate 2 e ne mangiavo anche 3-4. Vabbè, ma sono tutti di questi diversi. Sì, sì, sì. E allora anche se c'è 8. Allora sì, raga. Ma dove 10? Quanto? Chi striscia? Oh. Leggiamo le ultime recensioni, non ho mai avuto empanadas prima, quindi mai provato, volevo dire. Come voi. Qui ha deciso di visitare questo posto perché aveva recensioni fantastiche e adesso ho capito perché. È molto bello, posto accogliente, personale super cordiale. Vabbè, qui comunque, cioè di lamentela, oltre a quella di chi aveva fatto del prezzo, non è che ce ne siano così tante, ecco. Ottimo posto per uno spuntino. Insomma, tutto quello che abbiamo letto ci fa pensare che sia il posto giusto dove dobbiamo andare per provare il miglior fast food di Madrid. Quindi ragazzi, come sono gli stomaci? Sono pronti? Ma sì! Queste delizie. E allora adesso andiamo là, ragazzi, e vediamo cosa c'è. A riempire lo stomaco. Esatto, Tati.
Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati nel famoso posto che fa le empanadas. Infatti Ari, guarda, inquadra dentro un attimo. Vedete lì che sono tutte esposte, se si vede. Comunque adesso entreremo, ordineremo un po' di empanadas di questo miglior fast food di Madrid. E niente, ci piazzeremo qui fuori, assaggeremo un po' tutti i vari tipi di empanadas che prenderemo e valuteremo il gusto di quello che andremo a prendere. Ok ragazzi, abbiamo ordinato. Questo è il risultato delle nostre ordinazioni. Sono quasi tutti diversi, comunque adesso andremo a vederli tutti quanti insieme. Eccone uno, Omar. Eccone uno, esattamente. Sembrano piccoli ragazzi, ma sono veramente tozzi. Da voi si dice tozzi? No, rosso, rosso. Ma come si dice? Gordi. Gordi? Ho provato l'acqua. Da noi si dice tozzi ragazzi, una cosa che è appunto grossa. Questa è la tua acqua preferita, un'acqua nel cartone del latte. Cioè, oddio, meglio di questo non potevi chiedere. C'è l'acqua nel cartone del latte. Ti provo adesso. Vabbè, tieni Andrea. Io tanto ho la mia, ovviamente, Coca-Cola, e la Pepsi non si può vedere. E quindi niente, adesso ragazzi andiamo ad aprirli, li assaggiamo e vediamo come sono, ve li facciamo vedere dentro, prenderemo il dolce, insomma, adesso vediamo. Ok Tati, partiamo. Partiamo da... No. Da quale parte, Tati? Jamón y queso. Vai, che dentro c'è prosciutto e formaggio. Sì. Prosciutto e formaggio. Com'è, Tati? Veramente buono. Come te l'aspettavi? Sembra tipo una brioche, che cos'è? Ah, sembra... Aspetta, ce l'ho in mente, però mi viene... Rustico, tipo rustico. Sì, tipo salatini, però più grandi. Salatino gigante? Sì. Ok. Vai, tocca a te. A me è cheeseburger. Ok, cheeseburger. Vediamo. Vai, cheeseburger a brioche. Occhio che cola, Cosa c'è dentro? Fai vedere. Che qua, buono. Carne. Buono? No. Ma ti ho già parte con lo scambio, visto che hai detto che è buono. No, è scambio. Ma no, lo scambio c'è stato troppo giù. Come quello di Tati? Niente. Ok. Non è un'altra cosa. Vai Harry, al tuo turno. Ragazzi, io ho preso il sorriso, il queso. Proviamo. Vediamo un po'. Buono. E qui c'è il formaggio e carne, il chorizo. Carne e formaggio carne questo. Formaggio. Come vedere da vicino Harry? Così è dentro. Entra, raga. Entra, sembra tipo pancetta, tipo sì. Una sorta di pancetta, esatto. Ok, mister. Andiamo con provolone e tomato secco. Che sarebbe provolone e pomodoro. Un mini calzone. Esatto. Andiamo. Andiamo un po'. Pensiamo il mosso di mister. Il pomodoro qua è secco. A me piace. Buono? Quindi per ora lo stiamo provando. Molto buono. Ok. Così almeno ci differenziamo un po' da quelli che sono i soliti hamburger e pizze. Andrea. Omar, a me non interessano le empanadas, ma l'acqua che mi è arrivata. Guarda qua. L'acqua nel cartone. È incredibile. Sì, infatti, non mi interessa empanata. Cioè no, siamo qui per un altro motivo, Andrea. Infatti, provo anche io, provo. Faccio il chorizo queso. Ok. Che sarebbe? Carne e formaggio. Carne e formaggio. Carne e formaggio, vai. Stesso che ho mangiato Harry, vai. Vediamo se è buono anche per te. Com'è l'idea? Buono? Soddisfatto? So. Adesso ragazzi tocca a me provare. Provo uno che non ha provato nessuno, che è il costiglia barbacoa. Che comunque dentro c'è della carne. E penso alla salsa barbacoa, che a me non piace troppo, però... Mi ha tonno. Allora devo assaggiare, a me il tonno piace. Ma tonno. Proprio è buono. Castroni pieno di carne, guarda qua. È proprio pieno pieno pieno. Ma forse è come è fatto che quel giorno? Però è carne. Sembra salsa tonnata. Però è carne questa. Sì, è carne. No, però è veramente buono. Però quello di Mirko era il più buono. Ci sbuglia? Ma era buonissimo. Cioè le bagnate. Vabbè, io ti farò, io però ti devo far assaggiare l'acqua nel cartone. L'acqua nel cartone. Sa di latte, ti giuro. Sa di latte. Sa di Tetra Pak. Ma schifo. Tetra Pak. Ma schifo proprio. Tetra Pak è cartone. Tipo cartone. Fate proprio. Ma veramente sono proprio di cartone. Io prendo una cosa. Comunque anche questo ultra approvato. Vabbè, cioè comunque buon cheeseburger, non è un prendo, che è affidabile sul gusto. Poi glielo chiedo. Ma cosa assaggio del cheeseburger? Vai. Concentrato Andrea. Vai. Ma mi raccomando, stiamo dando una valutazione. Guarderanno migliaia di persone. Quindi bisogna essere coerenti. Ah, cipolla è buono, io. Anche un altro morso. Tutti Andrea, ma ok, vai mister, tocca a te. Buono, il più buono forse. Il più buono? Madonna, il più buono addirittura. Anche sapore è forte, vedi? Buono? Sembra tipo la carne della genovese. È buono. Harry, vai, puoi assaggiarlo? Vuoi assaggiare. Vai Harry è come me, un po' schizzinato sul cibo. Ah, però buono. Non si sente la cipolla. Cavolo, è anche bello caldo, sentiamo un po'. È giusta la cipolla. Non è né forte né troppo poco. Si sente quel filo perfetto. Magari non mi ha fatto dentro. No, proprio buono. Madonna. È proprio buono. Guarda qua, faccio due yuringo. Questo è con la provola. E quello? È grande. Baby, quando sono giù. Quindi ragazzi, considerazioni finali del posto. Partiamo da destra verso sinistra. Vai voto. Mirko. Vai, voto. 8 e mezzo. Otto e mezzo. Sì. Ah, siamo voto. Veramente alti.
Ottimo. Bene, quindi Ferri invece? Io ragazzi confermo il voto di Mirko, 8 e mezzo. Però devo dire che veniamo dai giorni che abbiamo mandato sempre fast food e quindi era pesante, questa roba qui era particolare, quindi merita. Ci stava a cambiare comunque. Sì, esatto. Cioè il fast food non è sempre hamburger o pizza, ci sono tantissime cose, cose diverse, esatto. Andrea? Ma ragazzi io do un bel 8, anche se forse mi aspettavo qualcosina in più dalle altre cose che abbiamo mangiato. Sulle cheeseburger mi è piaciuto tanto, quindi do un 8. Tati? Anch'io confermo l'8, perché comunque anche per me il migliore è stato quello del cheeseburger, però l'acqua nel cartone ragazzi. Era di qualità? No, ok. Sapeva di latte. Andrea, cartone. Ok, Andrea qui prende un voto in più però il cartone. Quindi 8 più. Ok, mister? Allora, io non conoscendo la cosa tipica, cioè quindi non avendola mai mangiata, certo, e anche considerando il servizio e il locale che mi è piaciuto tantissimo, io do un 9, perché oltre al gusto insomma delle empanadas, certo, servizio, mi è piaciuto locale, anche il contesto, esatto, e anche il dolce, quindi un bel 9. Ottimo. Anche io confermo il 9 di mister, perché il locale, allora forse se fosse in centro questo locale, quindi nel centro di Marib, ci sarebbe la fila tutti i giorni, sì, perché è un qualcosa che puoi prendere sempre al volo, non per forza devi pranzarci o cenare, quindi mangiare tanto, ma puoi prendere anche una cosina tipo al volo, tipo street food, esatto, mangiartela, andare via. Sono tutti buoni, il commesso comunque ragazzi che era dentro è stato stra gentile, il posto era bello, come erano disposte le cose che vi ho fatto vedere appunto erano proprio belle insomma, e ci sta. Quindi sono soddisfatto della scelta, non sempre i voti che danno gli altri rispecchiano anche quello comunque che pensiamo noi, ma oggi penso che ci abbiano proprio preso e siamo stati contenti. Quindi ragazzi mi raccomando, 10.000 mi piace, commentate qui sotto con la prossima città dove vorreste che andassimo a vedere il miglior fast food di quella città. Grazie a Visione, grazie di tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.